No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta super idea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sentado en mi salón no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Questa volta sei stato bravo. Buonasera a tutti, ore 21:55 per essere precisissimi, del 22 gennaio 2016. Questa è una nuova puntata di Club de Football. Chi vi parla Federico il Pampa, sozio, e con me ovviamente non poteva mancare lui, l'unico inimitabile Davide Moroni. Buonasera a tutti, ciao Pampa, grandissimo come sempre. Buonasera caro, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente ci hanno, come sempre salutiamo il gruppo degli amici di Club de Football su Facebook, ma salutiamo tutti i nostri ascoltatori che comunque ci seguono ogni venerdì, ogni Friday night. Puntata che è interessantissima, visto tante sono le questioni da affrontare, tante sono le partite, ma io partirei subito dalla Coppa Italia che si è giocata in settimana, facendo anche un riassunto col nostro appunto Davide su quello che sono state le partite. Andando a vedere i risultati, si è giocato lunedì Alessandria che passa il turno appunto contro lo Spezia 1-2, straordinario Bocalon, questo giocatore che è esploso nell'Alessandria. E poi c'è anche da segnalare Napoli-Inter, partitissima, tante le polemiche, martedì finita con la vittoria dei Nerazzurri 2-0, tra l'altro grandi polemiche nel dopo partita, ma ne parleremo più tardi. Poi tra l'altro partita di Serie A, Sassuolo-Torino ripresa mercoledì 1-1, e poi la Coppa Italia con la vittoria della Juventus sulla Lazio 1-0. Subito ovviamente parola a Davide su quello che è stata la Coppa Italia. Che Coppa Italia è questa, caro Moro? È molto particolare come Coppa Italia, con le esclusioni eccellenti della Roma e del Milan, questa Alessandria che vola, e anche con le polemiche come dicevi te, che ti riguardano anche personalmente perché da interista verso Sarri. Ne parleremo sicuramente dopo molto di più. Comunque ecco, una Coppa Italia che da un lato sorprende molto, e negli ultimi anni vedo crescere anche l'attenzione di quanto le squadre la rispettino e cerchino comunque di portarsela a casa questo trofeo, che viene sempre di meno snobbato. Dall'altra parte la Juve si dimostra in grado di vincere, di competere tutti e tre i fronti, perché anche la Champions League, ricordiamo, è stata finalista, quindi la metto dai pretendenti. Coppa Italia va lanciata, batte una comunque buona Lazio, e quindi la vedo